ammoni, noi devi di poter scampare. Il loro potere, ovviamente, questi ammonimenti sono per tutti coloro che portano avanti questo tipo di filosofia di vita, che non è solo una filosofia, che la filosofia poi diventa pratica quotidiana. Il loro potere sull'uomo è di vita e di morte, di questi esseri. È stato detto e scritto che gli dèi avrebbero mandato sulla terra esseri di altri mondi per distruggere l'uomo, l'uomo ribelle. Occorre ricordare e rendersi responsabilmente conto di questa profezia. Fare migliori non è utile alla salvezza dell'umanità. Siamo già sul sentiero buio dell'autodistruzione totale. È inutile volerlo ignorare. E questi sono discorsi che Eugenio faceva negli anni 80, 70, 60, 50. Quindi, con largo anticipo, questi esseri lo informavano cosa sarebbe accaduto nel futuro. E non è che hanno smesso di informare, continuano, hanno tanti strumenti nel mondo e ognuno porta avanti il suo specifico settore, chi nel mondo del contattismo, chi nel mondo spirituale, chi nel mondo della scienza, eccetera, eccetera, eccetera. Il bene e il male sono in lotta, purtroppo il male è più forte e il bene è piccolo eppure diviso. Si sa quanto male faccia la verità, ma la verità è questa, chi orecchie per udire ora e chi orecchie per vedere è vera. Oggi siamo nella condizione di un corpo molto malato, una malattia in stato terminale. Sarebbe stupido andare dal medico e tapparsi le orecchie se il medico ci dice l'entità esatta della nostra malattia. Perché se ci dice realmente come stiamo, abbiamo la possibilità di intervenire. Ma se io ho un cancro e non me lo voglio sentir dire e penso che tutto sommato è solo un'unghia incarnita, è ovvio che morirò. Quindi oggi il tessuto sociale, umano, morale, spirituale, eccetera, eccetera, è estremamente corrotto ed ammalato. Quindi il fatto che qualcuno ce lo dica a chiare lettere è importantissimo, e che ci venga data anche informazioni in merito di cosa realmente significhi anche per la parte nostra eterna, cioè per noi intelligenze eterne, è fondamentale, perché una volta che sappiamo la verità abbiamo la possibilità di fare una scelta, cioè di esercitare il nostro libero arbitrio, cosa che nell'inganno e nella menzogna non possiamo fare.